Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua al nostro secondo incontro di questa ultima tre giorni di Boetico Vegan Festival. Tante novità quest'anno e insomma cerchiamo di portare sempre più cose interessanti, allettanti e nuove. Siamo passati da un argomento di un certo tipo per adesso che iniziamo insomma ad avvicinarci all'ora di pranzo, ad entrare un argomento un pochino più inerente all'orario. Parleremo di cucina crudista. Parleremo di cucina crudista, neanche starlo dire ovviamente vegana, con un'amica che è qui con me, Anna Artesiani, è bolognese. Lei ha avuto l'incoscienza, il coraggio, chiamiamolo come le pare, anche lei è un sogno che voleva realizzare, di aprire poco più di un anno fa un punto di ristoro, diciamo così, di cucina crudista, la Botanica Lab a Bologna, dopo essere stata certificata di primo e secondo livello a un'accademia di Matthew Kenney a Los Angeles, che è, poi vi spiegherà meglio Anna, comunque una delle accademie più eccellenti riguardo la cucina crudista, quindi un po' di suo e la sua creatività che è straordinaria, più la sua base di conoscenza, ha fatto sì che da solo un anno e poco più la Botanica Lab ha chiuso. Sì, ha chiuso però per aprire un posto molto più grande, quindi non si troverà più nella stessa sede, si troverà sempre nel centro storico di Bologna, però molto più grande, con più spazio e poi comunque non sarà solo più raw food, ma sarà anche cucina d'eccellenza, sempre vegana, quindi finalmente a Bologna non dovremo dannare per dire dove andiamo a mangiare, e noi vegani potremo mangiare super bene, ve lo garantisco. Lascio la parola ad Anna e benvenuti e grazie di essere qua. Bene, grazie di essere venuti. Io faccio una breve introduzione su che cos'è la cucina crudista, quali sono le tecniche e poi vedete ho portato un po' di materie prime, di strumenti, così faremo in diretta tre ricette per far sì che poi ognuno a casa possa, se vuole, replicare. Ok, allora, intanto perché la cucina crudista? Immagino che tutti qua siamo vegani, comunque alla base di una scelta di un'alimentazione di questo tipo, in America dicono che ci sono tre principi, for us, for the animals e for the planet. For the animal e for the planet ne abbiamo, penso, parlato diffusamente in questi giorni. For us perché? Perché comunque mangiare vegano è sicuramente una scelta etica, non sempre è una scelta anche salutista, le patate fritte sono vegane, quindi diciamo ci sono tanti alimenti, i cibi raffinati, ma anche lo stesso riso bianco, magari sarebbe meglio passare all'integrale. Comunque diciamo che la cucina crudista, senza demonizzare il cotto, perché anch'io mangio cotto, comunque dà la possibilità, e tante persone che si sono succedute in questi giorni ne hanno parlato diffusamente, dà la possibilità di alimentarsi in un modo veramente naturale e veramente salutare per il nostro fisico. E inoltre di fare dei piatti molto appetitosi, molto belli da vedere e molto gratificanti al palato. E quindi quando appunto a tutti verrà chiesto ma cosa mangiate voi vegani eccetera eccetera, soliti papponi, soliti fari eccetera eccetera, no, mangiamo delle cose che possono veramente essere definite anche alta cucina e credo che la cucina crudista proprio possa veramente diventare, man mano che ci abituiamo a uscire dallo stereotipo che il crudo è freddo, che il crudo non è sufficientemente saziante, ci accorgiamo che in realtà
il cibo crudo ci dà un grande livello di sazietà senza appesantirci, è immediatamente energia pronta per il nostro corpo ed è una cucina appagante da tutti i punti di vista, come dicevo prima, di gusto, estetico e di salute. E tant'è che negli Stati Uniti viene anche definita rainbow food, cioè cucina arcobaleno, perché mantenendo i cibi crudi, i colori che hanno naturalmente, dalla rapa rossa al verde, al giallo, tutto, facciamo dei piatti che sono veramente anche molto belli visivamente. E, si mangia a colori. Si mangia a colori. E che cosa mangia chi sceglie di diciamo mangiare più cibo crudo? Beh, naturalmente tutto quello che sono le verdure a foglia verde, che devono essere una base della nostra alimentazione, la frutta, considerate che la frutta sono anche le zucchine, sono anche gli avocado, sono i pomodori, sono la zucca, sono i peperoni, cioè non è che la frutta è solo la banana, che quindi ha un'idea di cibo dolce, quindi non ha la sapidità. E mangia i semi e i germogli e quello che io dirò chiamerò noci, dalla traduzione dall'americano, nuts, cioè tutta la frutta secca in guscio, che riveste un ruolo insomma abbastanza importante, per chiaramente non va mangiata in quantità enormi, però viene utilizzata per creare creme, latti e germogli. E, volevo dirvi alcune cose riguardo, spesso mi fanno delle domande su che cosa è che si può mangiare crudo e cos'è che non si può mangiare crudo. Allora, diciamo che del mondo vegetale praticamente quasi tutto, ad eccezione delle patate, patate bianche non si mangiano crude, infatti una volta un cliente è venuto, ho fatto le patate sottili bianche, cioè non è che muori, però è un po' tossico, cioè un po' insomma indigeribile. E, i cereali ovviamente vanno cotti, i legumi si possono mangiare crudi solo se germinati e in quantità piccole. Se dico qualcosa che non vi è chiaro, tipo cos'è la germinazione, chiedetemelo, io magari vado veloce, do per scontate alcune cose. Assolutamente, quindi, così si interagisce. Sì, esatto, non vorrei fare un monologo, vorrei che insomma mi fai. Dopo poi lavorerò, quindi parlerò meno, però adesso vi do qualche indicazione. E ovviamente i cereali. Tra l'altro, perché mangiare crudo? Vabbè, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito dire. Le vitamine spesso sono termolabili, gli enzimi, i sali minerali si disperdono. E, altra cosa importantissima è l'acqua che è contenuta nella frutta e nella verdura, è un'acqua purissima. Noi mangiando molti di questi alimenti ci anche idratiamo senza bisogno quindi di ricorrere sempre a bere come un po' dei cammelli che sovraffatichiamo i reni, ma ci idratiamo naturalmente. Io posso dirvelo, non sono crudista al 100% e soprattutto ho avuto un'alimentazione prima onnivora, poi vegetariana, poi vegana e adesso ho diciamo ribaltato la percentuale di crudo e cotto. La pelle cambia moltissimo, non c'è bisogno di bere, se tu mangi dei cibi che sono molto idratanti il tuo corpo risponde immediatamente. E poi ne ha parlato l'altro giorno, mi scordo il nome, però molto bene, un ragazzo, sull'energia vibrazionale dei cibi crudi. Il cibo cotto è un cibo un po' depauperato della sua energia, un po' vuoto. E questo ha anche un effetto sulla nostra sensibilità, sulla nostra, come dire, emotività. Però vabbè, questo l'hanno già trattato altri colleghi. Un'altra cosa vi volevo dire che è importante. Quando si mangiano mandorle o anacardi o noci soprattutto, è molto importante fare l'ammollo. Queste sono mandorle crude, sgusciate, che io ho messo in ammollo ieri, quindi sono state almeno un 12 ore in ammollo. E per quale motivo? Intanto le laviamo, le reidratiamo
le attiviamo, e vi spiego cosa significa attivazione, e diminuiamo la concentrazione di acido fitico. L'acido fitico è una sostanza che è contenuta normalmente nella parte esteriore dei semi e li rende particolarmente indigeribili. E, inoltre, attivandoli, quindi reidratandoli, questi sono dei potenziali semi, quindi partirebbero per fare una pianta, e, li attiviamo, quindi tutta una serie di reazioni biochimiche avvengono all'interno della noce o del seme e lo rendono molto più digeribile. Gli amidi si trasformano in zuccheri, le proteine diventano più assimilabili. Quindi magari è una procedura che se vi nutrite spesso di frutta secca vedrete com'è più digeribile facendo questa operazione di ammollo. Una volta ammollati, nel giro di 2-3 giorni vanno consumati, conservati in frigo e consumati. Se per caso una volta ammollati non li riuscite a utilizzare, potete reessiccarli per mantenerli di nuovo nello stato asciutto e quindi non marciscono. Ecco, nel caso invece li ammollate vanno consumati velocemente. Io non so se a voi capitava di mangiare grosse quantità di frutta secca, a me capitava, mi veniva sempre spesso mal di pancia. Ammollandoli questo non capita più. Poi magari, ecco sì, mangiamone sempre il giusto quantitativo, però questa procedura li rende decisamente più digeribili. Se io lo metto giù, mi sentite? Ah! Funziona? Bene. Allora, quali sono... mi volete fare qualche domanda? Dai. No, no, cioè io... Ah, tu dici prendi la noce, me la apro. No, però ecco, diciamo che tutto questi, tra l'altro, le noci e le mandorle, rilasciano una quantità di tannino che l'acqua di sciacquatura, di ammollo, è proprio marrone. Anche quello, insomma, è un po' indigeribile. Io, sai, compro quantità di frutta secca già sgusciata, perché ovviamente se ci mettessimo anche a sgusciarla non arriviamo. Ecco, la cucina crudista richiede molta manualità, questo ve lo dico, però sono poi delle tecniche che una volta messe in piedi uno, non so, le mette in cantiere. E, però sì, se tu compri, non so, le mandorle o compri le noci già sgusciate, ti consiglio di farla. Se volete guardare, ci sono su internet le tabelle dei tempi di ammollo, io qua non le ho portate, però ci sono i tempi di ammollo. Per esempio le mandorle io le lascio 12 ore, come le noci, gli anacardi intorno alle 4 ore. Ci sono alcuni che non hanno bisogno di ammollo, tipo le nocciole, quelle piemontesi, insomma, quelle basta sciacquarle, possono essere lavorate. Ok. Adesso da questo dopo vi farò vedere il latte di mandorla fatto in casa, che con lo scarto del latte di mandorla facciamo, si fa poi la farina, non lo faccio qua perché chiaramente dopo vi racconto come si fa. Ecco, il vantaggio della cucina crudista è che in linea di massima c'è pochissimo scarto, appunto gli avanzi, insomma quello che ottieni dopo che hai fatto un latte vegetale lo puoi essiccare, fare delle farine, oppure possono essere utilizzate la polpa per fare polpette, per fare crackers. Quando fai gli estratti, anche quella, ad esempio se usi la carota o la mela, puoi utilizzare per fare crackers, magari dipende da che cosa fai di estratto, ecco, però insomma in linea di massima è molto, si riutilizza molto tutto. Bene, quali sono le tecniche fondamentali della cucina crudista? Come dicevo prima, la cucina crudista non è che diciamo non lavora i cibi, lavora poco e soprattutto non supera, nel caso in cui viene essiccato qualcosa, non supera i 42 gradi. Quindi diciamo questa è intorno a 42, massimo 44, è un po' la temperatura considerata quella un po' della crosta terrestre, adesso forse non siamo più a 42 gradi, però quella diciamo che si può trovare in natura, quindi i famosi pomodori essiccati sul tetto, le melanzane, insomma tutto quello che veniva... E non perdono le loro proprietà. E non perdono le loro proprietà, esatto.
Chiaro che un pomodoro fresco è ancora meglio, però poi la gente deve mangiare anche durante l'anno, quindi i pomodori ci sono solo in estate e soprattutto noi siamo nel 2016, abbiamo l'energia elettrica, quindi possiamo farci delle preparazioni in casa come i crackers senza glutine che permettono di farsi o altre cose che permettono di tenersi sempre a portata di mano del cibo buono senza farine raffinate fatti da noi. E anche come dicevi, in modo che comunque in effetti non si debba mangiare solo freddo. Esatto. Perché questo è un ottimo metodo, perché una volta tu mi hai fatto un esempio, dice ma se però tu metti il tuo dito dentro dell'acqua a 40-42 gradi, non dico che la togli così perché ti bruci, ma non è di sicuro fredda, cioè non è certo il mangiare raw, mangiare crudista non è certo tolto dal frigo e messo in tavola, assolutamente. E 42 gradi, io quando sono andata a mangiare Dan e mi ha dato delle vellutate che sono favolose, veramente con un sapore integro, perché senti il sapore integro e senti anche il tepore, quindi è un tepore sostanzialmente che è piacevole perché non devi soffiare fino a quando non si raffredda e al tempo stesso puoi mangiarlo tranquillamente anche d'inverno, perché molti associano la cucina crudista a una cucina prettamente estiva. Vi garantisco, io spesso sono andata a mangiare da Anna, che queste zuppe, queste vellutate, insomma tutte queste cose che hanno questo processo di cottura tra virgolette che sta entro i 42 gradi sono assolutamente piacevoli proprio anche come temperatura, perché ripeto sono tiepide. Giusto, no? Bene. Detto bene? O ho sbagliato? Farina non è pagata ovviamente da Botanica Lab. Ma chi è qua è perché insomma no, cioè qua non ci paghiamo, qua ci veniamo perché ci vogliamo essere, quindi se ci facciamo qualche complimento e ci appoggiamo, non è solo qua davanti, lo è punto. Grazie Marina. E poi comunque non sono l'unica a fare crudismo in Italia e a no, Bologna, certo. Quindi diciamo che l'obiettivo, scherzo, è comunque di far capire che è un'alimentazione veramente efficace sotto tanti punti di vista e non è, ecco... Bologna, sì. Allora, dicevamo le tecniche, abbiamo parlato dell'essiccazione. Un'altra tecnica, l'ammollo, ve ne ho già raccontato, la germogliazione. Allora, prima ho accennato il fatto che certi legumi come i ceci, le lenticchie si possono mangiare crudi solo germinati. Come si fa la germinazione? Si mette a mollo il legume, poi una volta, non importa che comprate dei semi già preparati che costano un botto, dei germinatori, spendiamo il meno possibile, basta prendere le famose lenticchie che uno si cuoce dopo una volta mollate, le lasci dentro uno scolapasta coperte in una zona ventilata finché loro buttano fuori il loro codino, in quel momento hanno germinato, voi le potete mettere un po' nell'insalata, la stessa cosa la potete fare con i ceci e non importa prendere tutti quegli attrezzi che costano 40-50 euro per far germinare. Vengono benissimo anche così. Chiaramente una volta germinate, dopo si mettono in frigo, si conservano per poco, perché se no continuerebbe a andare avanti, oppure il seme marcisce fuori dalla terra. E in ammollo come se tu li cuocessi, quindi 12 ore, una notte, sia per i ceci che per... È chiaro che se tu prendi, non so, per esempio una fava spezzata, cioè quelli non sono più attivi come semi, quindi non germinano, però tutto quello che... Ad esempio noi utilizziamo molto il grano saraceno, che è uno pseudo cereale, e facciamo questa procedura, lo lasciamo imbevire d'acqua per un 15-20 minuti, non di più, sennò dopo si diventa troppo pieno d'acqua e rischia di marcire. Poi lo lasciamo per, se è caldo, 24 ore. Ecco, diciamo che bisogna avere un po' di mano, nel senso che se ci sono certe temperature i semi rispondono in un certo modo, se è freddo rispondono in un altro. Quindi normalmente in circa 24 ore iniziano a germinare. E in quel momento, per esempio, noi prendiamo il grano saraceno, lo essicchiamo, quindi blocchiamo il processo e lo lavoriamo per fare granole, crackers e altri piatti. E,
ecco, mettersi un po', diciamo che una volta che il seme ha germinato, voi lo potreste o usare così per metterlo nell'insalata, oppure potreste piantarlo e farvi in casa il germoglio. Voi prendete un vasetto, mettete un po' di terra, quella che usate per piantare una pianta, nel giro di qualche giorno esce il germoglio, uno se lo taglia, se lo mette un po' nell'insalata. I germogli sono assolutamente da consumare anche questi con moderazione, perché c'è una grandissima energia dentro un germoglio, però lo potete farlo in casa, è fresco, sapete con cosa l'avete fatto, non costa. E cosa? Ah! No, pensavo di aver detto qualcosa di sbagliato. Ecco, un'altra cosa importante della cucina crudista, forse qualcuno di voi fa già il kefir d'acqua o il kefir con i latti vegetali, comunque è la fermentazione. La fermentazione è una, diciamo, un tipo di attività che fa sì che noi produciamo attraverso appunto il processo di fermentazione degli alimenti che hanno una quantità di probiotici altissimi. I probiotici sono importantissimi per il nostro intestino, per regolare la flora batterica, quella sana che ci serve per stare in salute. E per esempio noi con l'acqua di kefir facciamo la fermentazione dei formaggi. Quindi i formaggi che facciamo noi, a parte quelli teneri, sono fatti con noci, noci intese, anacardi, macadamia, eccetera, e vengono lavorati con l'acqua di kefir e trasformati in prodotti che ricordano molto il sapore del formaggio. Anche se a me spiace fare un po' sempre il paragone con il formaggio, perché secondo me questo tipo di alimentazione ha una sua logica di esistenza senza dover scimmiottare, però siamo nati con dei sapori, con delle forme, con dei colori, quindi mi dicevano i miei amici non chiamarli formaggi, ho detto bene, troviamo un nome, trovate un nome, se mi trovate un nome alternativo ne sono ben contenta, anche perché quando sono andata all'ASL a spiegare che cosa avremmo fatto mi hanno detto ci vuole il veterinario, loro hanno detto ma come il veterinario, e io non uso prodotti di origine animale, ma ho detto formaggi, ha ragione, ma gli avevo già spiegato mezz'ora prima come li facevo, ma non mi aveva evidentemente ascoltato, e quindi insomma si è trovato un nome alternativo per dare a questa alimentazione una sua... Però diciamo che soprattutto quello di macadamia ricorda molto il caprino, quelli di anacardi che si possono anche stagionare, affumicare, che si possono fare delle cose bellissime, possono ricordare dei formaggi di pasta morbida. E poi molto buono, molto importante, è la marinatura, cioè tagliando le verdure molto sottili. Si sente? Registriamo. Ah, bene. Che dici. Allora non devo parlare male di nessuno. Tagliando le verdure molto sottili, si lasciano lasciare in marinatura, per esempio noi facciamo i carpacci di zucchine, i carpacci di carote, carpacci di rapa rossa, di zucca, si tagliano molto sottili con la mandolina o con la... Sapete cos'è la mandolina? Un oggetto che è rischiosissimo, si lasciano i polpastrelli, i polsi, però è sostanzialmente, non ce l'ho qua, è una macchina che serve per affettare con una lama che si regola e serve per affettare molto sottile, si può usare anche un'affettatrice di quelle normali, l'importante è tagliare in modo molto sottile perché poi la marinatura, cioè lasciando quindi con degli intingoli fatti di olio, limone, tutte le spezie, le aromatiche che vi vengono in mente, vengono dei piatti buonissimi, basta lasciarli 2 ore, 6 ore, li potete anche fare tenere in frigorifero e sono veramente molto buoni. Quindi vi ho un po' parlato delle tecniche, quindi l'essiccazione, la marinatura, la fermentazione, l'ammollo, la germinazione. Ecco, un'altra cosa che fa parte adesso anche della gastronomia stellata è la cottura a bassa temperatura sotto vuoto. Trasero vi sono un programma, adesso parlo male, di... c'era un signore che si chiama Vissani, che secondo me deve avere un po' problemi d'età, e
ce l'aveva con tutto, anche con la cottura a bassa temperatura, che adesso io voglio dire, vabbè che ce l'ha con i vegani, vabbè che ce l'ha con chi in non... In maniera offensiva. In maniera però, offensiva. Ognuno è libero di pensare quello che vuole, cioè io penso che esiste la libertà di pensiero, benissimo, ma quando incomincia ad essere arrogante, offensivo e disgustoso nel tuo essere, come puoi essere gustoso in quello che fai? Allora mi viene anche da dire, come fa a far da mangiare bene una persona che ha e con amore, anche se fai una cucina onnivora come fa lui, con tutta quella acredine e quella rabbia che proprio è espressa anche nel colore cianotico del suo volto, proprio si vede che è una persona malsana, insomma, e questo è, non è offensivo, è reale. Lui è offensivo con una variegatissima gamma di persone, perché i vegani sono di tanti tipi, c'è chi mangia in una certa maniera, c'è chi mangia in un'altra maniera, c'è chi ha scelto di essere crudista, c'è chi ha scelto di essere salutista, sempre nella gamma del veganismo, però voglio dire, non offendiamo, dai, cerchiamo di avere, oltretutto quando tu ti esponi in questi famosi canali così importanti, visti da tutti, se sono visti da tutti, occhio a come si parla, ecco, cerchiamo di rientrare dentro, il rispetto, però ragazzi è un concetto che ce l'hai o non ce l'hai, e anzi, soprattutto queste persone boriose proprio perdono assolutamente, o forse non hanno mai avuto il concetto di rispetto. Scusa questa prima, però quando mi hai detto Bissani mi è venuta una forma allergica. No, ma anche non soffro di nessuna allergia, ma all'essere umano di un certo tipo tanta, quindi sì, mi è venuto un po' da grattarmi. Mi ha stupito da un punto di vista tecnico che c'era anche un cuoco eccellente che lo ascoltava, che lo guardava sbalordito, perché non c'è motivo poi di avercela con una tecnica. Tu potrai dire a me piace, a me non piace, ma perché ti devi arrabbiare? Mi sembra un po' bollito forse, come quelle le cose che fa, cioè non sta dietro ai tempi e è arrabbiato con tutti. Mi volevi chiedere qualcosa? Sì. Scusa, allora, noi abbiamo bisogno di sentire bene, quindi ti passo velocemente il microfono, perché siccome viene filmata... Grazie. A proposito della patata che dicevi prima, la melanzana? Allora, la melanzana si fa essiccata. Diciamo che secondo me ci sono cose che sono buonissime o ancora più buone crude, altre che secondo me... tutto sommato non sono così. Non mi è mai venuto in mente. La melanzana io personalmente l'ho fatta essiccata, è anche una ricetta che abbiamo fatto all'accademia, però per me ti dico, io preferisco fare delle cotture magari a bassa temperatura o veloci e mangiarla, io per esempio la faccio grossa la melanzana e non la faccio sottile, anche messa un po' sulla piastra, si cuoce leggermente, dopo la condisci con un po' di olio, sale. Anche marinata eccetera è impossibile. Marinata è impossibile. Secondo me non è un granché, posso dire. Poi volevo dire che Vissani mio zio. Allora digli, ma perché scherzi, è così arrabbiato? Scherzi. No, ma io glielo vorrei chiedere. No, vi volevo dire a proposito... No, ma bisogna, noi riusciamo anche a scherzare e a ridere bonariamente, e va bene così. No, volevo dire un'altra cosa a proposito della patata, che mi sono scordata prima. Esiste invece la batata con la B, che non è un errore di scrittura o di pronuncia. Non hai raffreddore. Non hai raffreddore, che è quella rossa, quella ricorda un po' la zucca, un misto fra la zucca e la patata, e quella si mangia, è ancora migliore cruda ed è ottima, soprattutto anche la buccia, lavatela bene, consumatela con anche la buccia perché è ricchissima di proprietà veramente importanti. Stamattina le ho lette tutte, ve le volevo dire, ma io sono un po'... mi scordo i nomi, purtroppo, mi dispiace. Però ecco, quella si mangia assolutamente, assolutamente cruda. Allora, sottovuoto, ecco, scusami. La cottura sottovuoto si fa utilizzando la macchina del sottovuoto, la pellicola, quelle ovviamente che si possono usare da cottura, e noi la facciamo immergendo in una bacinella d'acqua... che poi viene mantenuta a temperatura costante, e chiaramente più abbassi la temperatura di
io continuo a dire cottura per intenderci, più alzi i tempi, quindi basse temperature, tempi lunghi. Quindi sono cotture dolci che per esempio richiedono anche 2-3 ore di... Si può fare in casa? Sì, si può fare in casa, però forse ti consiglio più che la cottura sotto vuoto, che devi avere la macchina sotto vuoto, la cottura bagnomaria, ecco il barattolo. Col barattolo adesso sono tecniche che stanno... Io non l'ho ancora fatta col barattolo. So che si possono fare i risi, si possono fare le verdure, però le ho viste fare solo a 85, 60, dai 65 gradi in su. Quindi con la tecnica del crudismo io uso solo il sottovuoto e diciamo il bagnomaria a temperatura bassa. Però è una delle cose che voglio sperimentare per il laboratorio, cioè per il nuovo ristorante, scusa. Strumenti, scusate, no, allora, vi dico solo una cosa, perché vorrei che qualcuno a casa però, avesse voglia di... Sì. Provare. Dopo ti faccio la microfonina. No, ma adesso ditemi se non si sente. Ok, allora gli strumenti. Abbiamo parlato dell'essiccatore, non tutti avranno l'essiccatore. Alternativa, forno elettrico a bassa non a gas, a bassissima temperatura con lo sportello leggermente aperto. Prima iniziate a fare le prove di essiccazione di giorno, così vedete i tempi, perché l'essiccatore non porta mai un eccesso di essiccazione, mentre invece il forno vi può portare a magari fare degli errori, quindi provate prima di giorno. Poi il frullatore, dopo vedrete il frullatore che si usa nella cucina crudista, è un frullatore che se non l'avete, quello, il Vitamix, ce ne sono alcuni in commercio, certe cose non le potete fare, però tante sì. Infatti due delle ricette che faremo oggi sono ricette che potete fare con anche un frullatore normale o un mini pimer. E, un buon coltello, perché come vi dicevo prima è molto importante il taglio, la mandolina e chiaramente per farvi tutti i succhi, centrifuga, estrattore, perché molto spesso per fare delle vellutate o dei piatti si usano i succhi dei vegetali, per esempio la vellutata di finocchio si fa con l'estratto di finocchio perché è troppo fibroso, anche quella di carote, viceversa, non so, quella di zucca o quella di piselli o quella di pomodoro, basta avere un frullatore. È chiaro che il frullatore che lavora in un certo modo vi dà una cremosità che un frullatore casalingo, magari di quelli che siamo abituati ad avere, non ve lo dà. Quindi se qualcuno vuole iniziare a prepararsi delle cose crudiste in casa, vi consiglio il primo investimento, più che l'essiccatore, che di solito un forno si ha, l'estrattore che fa bene a tutti, ma avere estratti eccetera, è il frullatore. Quello è un po' un elemento quasi insostituibile, questo tipo di frullatore. Scusateci, ci sono dei posti qua, se volete approfittare potete, anziché stare in piedi, venirvi a sedere qua davanti. Ok, allora, dunque. Tu dimmi e io eseguo. Ah, perfetto. Io sono il tuo... Allora, non stupitevi se oggi vedrete che utilizzo questi strumenti, che sono strumenti di misura, che si usano normalmente nella cucina anglosassone, sono più comodi, gli anglosassoni hanno sicuramente il dono della pragmaticità, quindi invece che pesare, queste sono unità di volume e sono molto comode, però insomma poi uno può fare le ricette pesandole. Allora, volevo partire con i latti vegetali. Ci siamo? Sì, sì. Allora, due latti. Uno, come vi dicevo prima, quello di mandorle. E dopo facciamo col latte con i semi di canapa decorticati. Perché due latti? Perché questo richiede dopo la filtrazione. Mentre invece il latte fatto con i semi di canapa o per esempio con le anacardi non hanno bisogno di filtrazione. Sono immediatamente bevibili. Quindi... Come lo so che tu vuoi lavorare, certo, però... mi dovrò di mettere le mani in pasta. Allora,
come vi ho detto prima, le mandorle le ho lasciate, sono mandorle crude, comprate biologiche, queste poi le ho prese ieri da Natura, sì, perché le avevo finite, e no, non so, volevo far pubblicità. Allora, normalmente la proporzione è di una cup, o comunque diciamo di un'unità di misura di noce, in questo caso usiamo le mandorle, e tre di acqua, questa è acqua. Chiaramente il rapporto è un po' in funzione di quanto più lo volete. Che tipo di acqua? L'acqua del rubinetto, oppure è meglio usare, cioè, un altro tipo di plastica mi fa, nelle bottiglie di plastica mi fa orrore, io preferisco quella di rubinetto. L'ideale è avere magari uno strumento che sanifica quella del rubinetto, però comprare una cosa che è stata in una bottiglia di plastica, non sai se al sole, non sai per quanto tempo, non sai se è... Faccio rumore, come si fa a spegnere questo? Ah. Adesso Marina, che ha voglia di lavorare, vieni qua. Allora, questo si chiama nut milk bag, cioè borsa per fare il latte di semi. In alternativa si può usare un colino, uno strofinaccio che non sappia di detersivo, e si cola e si lascia o colare o si pressa. Il vantaggio di questo è che strizzandolo ti viene fuori il latte. Do un'altra frullatina. Allora, adesso allora Marina mi chiedeva che frullatore è questo. Questo è il Blendtec. Io l'ho iniziato a conoscere quando sono andata alla scuola, mi trovo molto bene. Alcuni usano il Vitamix, altri non so se ci sono altri frullatori, comunque insomma sono questi che lavorano con certi tipi di funzioni, di potenze, più o meno costicchiano tutti. Non è che ho la possibilità di darvi dei consigli su uno che è migliore e costa meno. Okay, adesso hai le mani pulite. Una cosa che ti do i guanti. Chiaramente, in tutte le fasi della cucina è importante lavorare con prodotti di qualità e con igiene. Una cucina crudista, ovviamente, perché poi non si cuoce. Oddio, un po' di batteri, vitamina B12, esatto, non diventiamo troppo abituati alla... Ma è bello, è un giochino divertente. Qua, stai attenta perché certe volte schizza un po' tipo latte, però va bene, non è un gran problema. Quindi si fa una mungitura senza danni a nessuno. Questa è l'unica mungitura concessa, è veramente piacevole, oltretutto dal profumo che viene fuori. Anche qui ho un po' le bavette, nel senso. Non te le posso far bere perché ci serve dopo per un... Tesoro, mi dispiace, si avanza. Hai strizzato bene? Mi sono bloccata, non ho energia sufficienti. Allora, con questa procedura si può fare con la mandorla, si può fare con i semi di girasole, se lo volete fare i semi di girasole. Stavo pensando quali altri si strizzano.
gli anacardi. Gli anacardi saranno dopo come la canapa. Sì. Allora, i lati vegetali in linea di massa si può fare con tutto, perché tanto come lo mangiamo lo possiamo anche trasformare in latte. Poi ci sono alcuni che sono più buoni, altri meno buoni. Ecco, la potente. Vado in palestra, mica per niente, vedi? Allora, guarda, questo è il latte. Aspetta che ve lo faccio, vedete l'effetto, quello mettilo qua. L'effetto è proprio di un bel latte bianco, non so se si vede. Faccio vedere, aspetta. Se ci voleva una brocca, ma non. Ma tanto adesso lo lavoriamo una parte. E posso anche provare a assaggiarlo? Aspetta un attimo. Quello che ottenete è questa polpa, che chiaramente, come dicevo prima, non butteremo via. Si chiama cara o sbaglio? Non è locara. No, locare è quella quando è. Sì. Però è no, quando hai in mezzo. No, quando hai in mezzo. Beh, insomma, comunque. Vabbè, no, allora, questa si può essiccare dopo. E, o si usa così per fare qualche piatto, tipo polpette di crudiste. Fai un giro, dai. No, faccio vedere la polverosità, diciamo, no? È una. Cioè, sì, dai, è. Com'è? Tipo sabbiolina, avete presente? Bagnata. Allora, questa si può o lavorare così, mettendola, come dicevo prima, in mezzo degli impasti, oppure si essicca, dopo diventa asciutta, si frulla ed è farina di mandorle. Sì, perché no? L'unica cosa è che bagnata la tieni in frigo. Sì. Sai che cosa farei allora piuttosto? Col cacao raw, che è un antiossidante ottimo, puoi anche fare col cacao sciroppo d'ana. Sì, comunque come ti piace, dai, tanto. È fibra, quindi più ha i suoi principi nutritivi. Allora, il latte che abbiamo ottenuto adesso, uno lo può bere o così, oppure si può aromatizzare. Una parte lo aromatizziamo e dopo magari, non so, facciamo un'estrazione a sorte per sentire. Vabbè. Non puoi, Marina, tutto tu? No, perché loro si fidano, no? Ma domani ve lo fate, immagino. Questo dovrebbe venire abbastanza bene anche con dei frullatori normali. Comunque, dopo come si aromatizza? Un po' di sale. Il sale è un esaltatore anche del gusto. Quindi quando metti un po' di sale, dopo se abbini, per esempio, un po' di sciroppo d'agave, che è questo, quello è l'olio. Chiaramente la dolcificazione è una scelta. Io preferisco non dolce, però sicuramente è più buono. Poi ne basta veramente un pochettino. Vi consiglio comunque sempre un pizzico di sale, perché sto mettendo tipo un cucchiaino di sciroppo d'agave. In quanto poi invece liquido? Ah, sono senza lo strumento, ragazzi, sono andato un po'. Sì, però per dire, adesso vediamo. Che ne so, un bicchiere, un po' di. Quello lì saranno due bicchieri. Guarda che c'è scritto quanto. Esatto. Ma è scritto tutto. Aspetta, qua ci sono gli ml. Una cappa. Sono circa 150 ml. Un bicchiere più o meno abbondante. Mettiamo un pochettino di vaniglia, sono opzioni di gusto, non è obbligatorio mettere la vaniglia, si può mettere anche la cannella, adesso io si sto sgocciolando con la. Vai Marina, frulla, che non stai nella pelle. Comunque dopo da botanica allora, abbiamo bisogno. Ma io. Qualche bicchiere e anche un piatto per dopo, che mi sono scordata, per gli spaghetti. Facciamo almeno sentire un po'. Sì, vi facciamo venire le bave da bocca, dai. No, adesso devo prendere dei bicchierini, dai. Il colino si lava, certo. No, quello che ha lei sono tutte cose, queste qua per il momento che si devono lavare, perché qua di usa e getta non ce n'è al momento, sì.
Certo, sì, sono tutti attrezzi che... Ah, tu dici questo? Certo, questo qui è un tessuto praticamente, che lo lavi e... Lo lavi col sapone? No, senza sapone, lo sciacquo bene senza sapone. E mentre aspettiamo un bicchiere, che così qualcuno lo assaggerà, e svuotiamo questo perché mi serve per fare l'altra ricetta. Qualcuno ha mai fatto dei latte in casa? Daniele? Di cosa l'avete fatto? Mandorla, l'hai fatto così? Ah, ecco, brava. Si può fare anche con l'estrattore. A me piace questo metodo, non lo so, ci sono affezionata. Però, come l'hai fatto con l'estrattore? Mandorle a bagno, 12 ore, poi le ho pelate, le ho messe nell'estrattore. Ah, le hai pelate? Perché se non le peli nell'estrattore... Avevo paura che mi rimanesse perché avevo una pulita, tutto non l'ho filtrato io. Ah, sì, sì, però dovrebbe l'estrattore metterti da una parte quello che abbiamo ottenuto noi e dall'altra il succo. Dovrebbe far così. Sì, perché pelare le mandorle è un po' brigoso, nel senso che cioè, dovresti metterle in acqua molto calda per qualche secondo in modo da non andarle a cuocere e poi una a una, cic cic cic, però insomma è abbastanza. Lo so, vabbè. Posso sentire se devo correggere? Allora, senti tu. No, va bene, dai, facciamo metà. No, sai che cosa? Esatto, ne volevo sentire veramente un goccio. Sì, tornava benissimo. Dai. Mi fidate? questo lo portiamo... Vabbè, diciamo così. No, allora, io mi metto il goccino veloce, brava. Tu e Daniele anche magari che così mi date una mano. Dove è andato ieri, ragazzi? Sì, grazie. Senza vassoio, prendete pure, vabbè, giusto proprio una lacrimina. Ti serve subito questo o te, Amina? Yes. Intanto magari racconta qualcosa di interessante. Allora, intanto racconto qualcosa di interessante. Te lo metti qua, così io vado avanti con l'altra ricetta. Ah, ecco, questo mi sembra un ottimo. È molto interessante, vero? Siamo un po', capito, qua con l'attrezzatura da campo. E allora, abbiamo fatto il latte vegetale. Adesso lo facciamo con la canapa. Sempre con lo stesso principio. Scusate, no, questa non va mollata perché poi è decorticata. Sì, facciamo sempre il rapporto. Sto facendo quello di canapa 1-3. Allora, ecco, per farvi vedere invece un latte vegetale che non va mollato. Quindi la canapa non l'hai messa fino a mollo 2. No, la canapa no. La canapa, immagino che la conosciate, comunque è ricchissima di acidi omega 3, omega 6, e, insomma, fa molto bene consumarla. Colore leggermente verde, questo adesso vi do magari un'altra frullata, non ha bisogno di essere filtrato, poi se uno lo vuol filtrare però sia questo, cioè, non ha senso perché è talmente, ha meno fibra rispetto alla mandorla. Una domanda interessante secondo me, quanto tempo possono durare in frigo? 3 giorni. Massimo 3 giorni? Sì, 2-3 okay. giorni. Dove? Dentro a un contenitore una tipo? Una bottiglia di vetro, tipo quella del latte classico in frigorifero. Che abbiamo tenuto dai vecchi ricordi, che però giusto perché non facciamo il riciclaggio.
Allora, questo è il latte di canapa. A me piace molto anche così. È chiaro che la canapa ha il suo gusto, se siete abituati a mangiarla. Sempre la stessa proporzione, 1-3. Però, per esempio, a me la canapa piace un pelino più diluita, perché è molto forte come sapore. Infatti adesso aggiungo mezza, quindi faccio 1-3,5, diciamo. E comunque il discorso del rapporto è opzionale, nel senso che se lo vuoi fare più concentrato, più diluito, allunghi l'acqua e... Adesso aggiungo un po' di acqua, ma un po' di sale, perché come dicevo prima, un pizzichino di sale aiuta a dare più... Esalta i sapori. Non ho messo dolcificanti qua, quindi è naturale, senza... Possiamo dolcificarlo. A me piace, sa molto di canapa. Io ve lo vorrei far sentire così. Se volete mettere un po' di dolcificante. Si riutilizzano i bicchierini. Bravi. Aspetta, faccio io, che così tu vai. Grazie. A raccontare. Ci sono dei bicchierini, forse là ce n'è un vasco, forse uno qua. Non hai sentito tu quello di prima, no? Ah, guarda, allora ti do a doppio dose di questo. Esatto. Sì, no, certo, ma hanno funzioni anche diverse, dopo lo spiego. Grazie a te. Cosa ne pensate? Vi piace più quello di mandorla? Sono due gusti completamente diversi. Quello di mandorla, poi avevamo messo un po' di sciroppo d'agave e un po' di cannella. Dolcificando anche questo, chiaramente ci avviciniamo di più a un latte dolcino. L'ho voluto lasciare così nature per fare delle prove di gusto, poi se volete aggiungerci un po' di cannella, un po' di vaniglia, un po' di sciroppo d'agave, insomma quello che del cacao. Bene, adesso facciamo la ricetta invece numero 2, per cui ho preparato il latte. Numero 3. Ah, va bene, sì, due latti. Adesso vi faccio un budino che secondo me è buonissimo e semplicissimo. È un budino al cioccolato, wow. Molto facile da fare, che non richiede, come dicevo prima, particolari scusami, io sono un po' maniaca dell'ordine. Ma c'è anche quello là, dentro il mio. Che non richiede particolari né competenze di cucina né procedure. Grazie Marina. È un budino che viene fatto con cacao, polvere di cacao, raw, crudista, quindi ottenuta da siamo a posto? Sì. Dai. Allora, praticamente il cacao raw non viene ottenuto da una essiccazione, ma bensì da una fermentazione dei semi di cacao.
e ha un gusto molto decisamente diverso, molto, molto piacevole. Se iniziate a sentire questo, l'altro diventa abbastanza poco buono da mangiare. Quindi cacao, riutilizzeremo un po' di sciroppo d'agave, un po' di vaniglia, il sale sempre che, come vi dicevo, aumenta il sapore dei cibi, esalta il sapore dello zucchero, da uno sprint veramente importante, e l'avocado. Sì. Sì, c'è chi la usa. A me il cacao piace, c'è tutto un discorso etico, riuscire a capire da chi l'ha usato, cioè chi l'ha materialmente raccolto, se c'erano... Entriamo in un discorso che mi tocca, però adesso magari lo affrontiamo. Di gusto? Sì, puoi usare anche la carrube, certo. Certo, non ha le proprietà del cacao, il cacao è considerato uno degli antiossidanti più importanti. Ah, avete visto come l'ho aperto? Si taglia a metà, si fa un taglio a metà, si ruota, ottenete, io non l'ho tagliato bene, scusate. Io normalmente uso l'ass, questo non è ass, adesso mi sfugge il nome di questo. L'ass è il migliore, però l'importante è che siano dei buoni avocado, perché normalmente, ovviamente, ti dà fastidio l'aria condizionata? Perché non si può svegliare, perché sennò viene un cazzo. Vieni di qua. Posso dirvi una cosa? Sì. Ci sono comunque dei posti liberi lì, se volete. Oppure fate come fate i ragazzi che si spostano. Scusate, ma se lo spegniamo... No, ieri era un caldo pazzesco. Allora, budino al cioccolato. Abbiamo detto avocado. Normalmente bisogna usare un avocado che sia, questa è la buccia morbida. Volevo farvi vedere un modo per aprire l'avocado, ma questa ha una buccia che non lo consente, quindi con un cucchiaio lo scucchiaiate. E amen. Diciamo mezzo avocado, perché questo è abbastanza grande e quindi così non connota troppo. Ok, grazie. Bene. Allora, mezza cup. Quindi, allora, come possiamo tradurlo? Mezzo bicchiere, più o meno, di latte vegetale. Se non avete il latte vegetale, lo potete fare anche con l'acqua. Non è strettamente necessario il latte vegetale. Diciamo che gli dà ancora più cremosità, ma l'avocado è già di per sé cremoso, quindi viene molto bene anche solo con della semplice acqua di rubinetto. Poi sciroppo d'agave, diciamo un cucchiaino da tè. Il nostro pizzico di sale. Sempre un po' di vaniglia, sposare o la bacca, questo è un estratto di vaniglia, un liofilizzato di vaniglia, però potete usare anche la bacca, questo è molto comodo perché è ottima qualità, ce l'ha sempre Natura Sì, è veramente buono. Allora, si frulla tutto, quindi ho messo agave,
ho messo un po' di vaniglia, ho messo un pizzico di sale e ho messo l'avocado con il latte vegetale o l'acqua. Il cacao lo aggiungiamo alla fine. Volevo dire che, Anna, io ad esempio compro molto online prodotti raw, in cibo crudo, piuttosto che magari in altri supermercati che, insomma, dove trovo dei prodotti molto buoni, a prezzi anche inferiori, sinceramente, di altissima qualità. Non vogliamo fare pubblicità a nessuno, però... ciao, però dico brava. Semplicemente dove io compro le cose. C'è cacao crudo, esatto, e cibo crudo. A me piace tantissimo cacao crudo, mi piace moltissimo anche la ragazza che è di cacao crudo, che si chiama Patrizia. Lì potete comprare un sacco di cose tutte garantite e anche in cibo crudo. Io sinceramente ho smesso di andare a comprare nei supermercati, ma non perché disdica, anzi se ci sono e sono comodi ben vengano, però trovo che ci siano prodotti di qualità migliore a prezzi sinceramente inferiori, perché comunque comprando online... è meglio. Per questo è una mia opinione personale, ognuno va dove meglio crede. Allora, grazie. Ho assaggiato, perché bisogna sempre assaggiare. No, intanto che parlo... No, ho detto assaggio io prima di farvelo mangiare, perché bisogna... siccome io sto cercando di tradurvi le ricette senza l'utilizzo di questo, l'avocado dipende molto dalle dimensioni. Quindi questo era abbastanza grande, aggiungo un po' di latte e aggiungo un po' di cacao. Dopo vi do delle dimensioni finali, che sono quelle che usiamo noi quando lo facciamo. Questa è una delle ricette, per esempio, che insegno quando facciamo i corsi, perché di solito piace, è molto facile da realizzare. Allora, questo è quello che ho assaggiato io. Volevo anche infatti ricordare che Anna Artesiani tiene dei corsi di cucina crudista di vari livelli, quindi proprio... Intanto che Anna assaggia esatto, in maniera proprio un po' così. Beh, insomma, dicevo che Anna Artesiani tiene dei corsi di cucina crudista partendo proprio dalle basi, quindi ci sono vari livelli, sono corsi a numero chiuso, massimo 8 persone, e sono veramente molto interessanti. Primo perché tutto quello che si fa è... poi da sviluppare a casa con la propria fantasia. Seconda cosa, perché in un gruppo così ristretto è veramente possibile capire perfettamente, interagire e assaggiare, per esempio, non so. Questo budino si mangia freddo, non, chiaramente a questa temperatura non rende. Quanto tempo è meglio lasciarlo in frigo? 3-4 ore, il tempo che si raffreddi. Se aggiungete più acqua o più latte vegetale, viene chiaramente un po' più morbido,
e invece se state più scarsi con l'acqua, latte vegetale, viene più tipo mousse, esatto, grazie. Voglio fare un po' concorrenza, l'Anna, visto? È molto buono anche con un po' di cannella. Adesso questo periodo dell'anno, io stamattina sono stata in laboratorio, me la sono scordata, secondo me, perché non è il periodo migliore per utilizzare cannella, non ti viene in mente, però è sicuramente buono aggiungendo. Guarda, vieni qua. Sono aperte, insomma, questa è una base. Poi dopo, quando lo servite, potete metterci sopra anche tipo granola, però lo abbinerei, essendo cioccolata, qualcosa un po' di fresco. Io lo metterei adesso con dei lamponi. Se avessi i lamponi qui, vi metterei un lampone, e è buonissimo. Anche con delle nocciole. Sai che cosa? Che la nocciola, già l'avocado è grasso. Ah, okay. Al mio gusto, io lo vedo più con qualcosa di un po' acidulo e un po' fresco, però de gustibus, insomma. Facciamo gelare e considerate comunque che a questa temperatura non rende il meglio, ecco. Bene. Certo, assolutamente. Un attimo, perché siccome registriamo è importante che si senta la tua domanda. Grazie. E per chi non ama il cacao o il cioccolato, cosa possiamo mettere al posto di quello? Sì, mi chiedeva prima il ragazzo che era qua. Grazie. La carrube, diceva. Sì. Comunque poi ci sono anche altre cose che puoi fare. Questo, diciamo, nasce come budino al cioccolato. Se non ti piace il cioccolato, magari forse non è proprio la tua ricetta, ecco. Che non amano la cioccolata. Che sfortuna. E carrube, la polvere di carrube, sì. Sì, sì, sì. Però conosci? L'avocado. La conosci la polvere di carrube? Che cos'è? Ecco. Beh, la carrube è una bacello, grazie, un bacello che viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, ma anche per quella umana. Specialmente in Sicilia si trovano queste, anche per la strada, banchetti che vendono da masticare. Io non l'amo tantissimo, però lavorandola, polverizzandola, assomiglia un po' a un surrogato di cacao. La differenza tra la carube e il cacao è che comunque non è acido e quindi non ha l'acidità del cacao, e per chi ha magari qualche intolleranza o comunque è particolarmente sensibile agli effetti del cacao, nella carrube questo non succede. Quindi poi, in effetti, se magari guardi anche le proprietà della carrube, a prescindere dal sapore personale, ha veramente un sacco di proprietà, quindi provala. Io la uso, per esempio, tantissimo. Ci faccio una crema di nocciole e con la polvere di carrube metto 3/4 di carrube e 1/3 di cacao, con una base di crema di nocciole, ci metto queste, un pochino di sciroppo d'agave, e poi dopo la diluisco con latte di mandorlo oppure solo con dell'acqua, e viene una crema di nocciole che quella famosa là, poverina, si dovrebbe vergognare contro il muro, proprio andando di schiena contro il muro, perché quella che faccio io è super sana, è buonissima, e poi, insomma, non ha niente, non ha nessun tipo di olio di quelli che non si devono usare, soprattutto non è 70% di zucchero bianco, per dire. A voi.
Ok, io penso che possiamo passare alla ricetta finale, così riusciamo a stare nei tempi perfettamente. Se volete farmi altre domande, volentieri, se no passo allo spaghetto di zucchine. Sì, dai, spaghetto di zucchine. Beh, intanto vi è piaciuto il budino? Considerate che quel leggero, magari, pizzicore che dà è dovuto al fatto che è caldo, va mangiato freddo, nel momento in cui è freddo, sai, qualsiasi dolce preparazione ha bisogno di stare lì, se tu mangi una torta mentre la stai facendo è diversa che dopo che l'hai cotta, quindi per la cucina crudista il frigo rappresenta una forma di cottura, trasformazione, quindi il freddo, per cui lasciandolo un po' in frigo diventa decisamente più buono. E poi quello è un dolce che veramente lo mettete già porzionato in un bicchierino, lo mettete in frigo, fate una cena, lo preparate 2 ore prima, lo mettete in frigo, fate una già porzionato nei bicchierini, lo condite prima di dare con della frutta tipo acidula oppure della granella eccetera, fate un figurone e ci avete messo 10 minuti. Grazie mille. Bene, allora, spaghetto di zucchine, mitico. Vamos. Allora, spaghetto di zucchine normalmente è una delle ricette più conosciute della cucina crudista, per 2 motivi. Intanto perché è abbastanza facile da fare e poi perché è buono. Mi giro troppo? Vabbè, certi punti magari saranno meno, però si intuisce. D'altronde è una situazione interattiva e non si può stare fermi. Il prossimo anno ci organizzeremo bene. Ah, alla crotta. Esatto. Per nominare un altro di quelli proprio. Beh, no, dai, a me crotta almeno mi fa ridere. Cioè, prende in giro ma con ironia, dai. Anzi, vi devo dire che un po' mi sono riconosciuta, perché quando raccolgo qualcosa di selvatico, che magari non ho le forbici, strappo la piantina, scusa piantina, ho detto grande crosta. Anche me. Però è vero, perché insomma, se vuoi staccare un pezzo e ti viene su tutta la pianta, ti dispiace. Assolutamente. Va bene, quindi, spaghetto e zucchine. Zucchine, lavate, avocado, peperoncini secchi ammollati e stagliuzzati, capperi dissalati. Peperoncini e pomodori? Ho detto peperoncini? Sì. Scusa, pomodori, chissà perché ho detto peperoncini. Pomodori. Allora, ricapitolando, abbiamo le zucchine, l'avocado, i pomodori essiccati, i capperi finora, giusto? E il basilico. Ok. Pomodori secchi ammollati, cioè quindi reidratati un po' e tagliati. Questa è un'ipotesi di pesto che potete fare con le spaghetti di zucchine. Ognuno si sbizzarrisca come vuole, nel senso che va benissimo anche il pesto, quello tradizionale di basilico e pinoli. Basilico e pinoli, mandorle. Questa, diciamo, è quello un po' più tradizionale, poi che in questo momento il basilico è buono, capperi, molto estivo, insomma. Sale. Vabbè, un po' di pepe che non abbiamo comunque. O peperoncino eventualmente, oppure no. Sì, un po' di pepe ci sta. Allora, come si taglia lo spaghetto? Esco dal video, ma non ho le mani lunghe. No, perché lui mi sta guardando malissimo, No. Scherzo. Allora, questo è uno dei possibili strumenti che si possono utilizzare. Ha due tagli. Qua viene proprio tipo tagliatellona e qua viene tipo tagliatellina. Poi c'è lo spiralizer, che è un altro strumento che lavora o in orizzontale o in verticale. E incastri la zucchina e giri e ti esce lo spaghetto. Oppure incastri la zucchina, giri e... Io per comodità spesso uso questo, che è un ottimo strumento. L'unica avvertenza, consiglio che vi posso dare, attenzione perché ci si taglia un po' le dita se si va avanti fino all'ultimo pezzo. Quindi si taglia...
Oltre di zucchina si può fare di daikon, avete presente il daikon? Di cetriolo, di carote. Con l'altro attrezzo, infatti l'abbiamo rotto, lo facevamo anche di batata quest'autunno, adesso lo ricomprerò l'attrezzo, però essendo la batata più dura, si è un po' spaccato. Io ad esempio ne ho una, se non mi ricordo di che marca, è Lurik, dico bene? È Lurik? No, se non può darsi, non la conosco. Ok, questo è il risultato del taglio, quindi è molto semplice da fare, non ha particolari difficoltà. Ti va a tagliare un'altra? Volentieri. Occhio alle dita. Non vedevo l'ora. No. Ascolta, taglia, tagli questo pezzo. Perché non una... Allora, non stai attenta, non il dito. Allora, mentre Marina finisce di tagliare, noi utilizziamo questo attrezzo che è un po' diverso da quello che avete visto prima. Questo viene usato per fare i formaggi, per fare le salse. Vedete, c'è così anche più grande, però ha questo particolare che serve per ruotare, perché quando lavorate con un rullatore normale, che cosa succede? Che le cose si sparano all'esterno e non riuscite a omogenizzare bene. Invece con questo si lavora e ti fa proprio la parte. Tanto ascolto, sai? Sì, sì. Allora, direi che per la grandezza di questo avocado... Facciamo un'altra? Oppure secondo... Cosa dici? Ma siamo anche perché mi sono fermata lì perché non conoscendo la macchinetta non volevo andare troppo. Ma allora aspetta, facciamone uno perché secondo me vorrei fare una quantità, cioè vorrei fare la quantità. Faccio fin qua? Di... Magari. No, secondo me è già sufficiente per un piatto. Sì? No, ma per farla assaggiare, vabbè. Ok, allora facciamone di più. Ma no, giusto, magari metto metà zucchino. Devo rifare la ricetta. No, va bene, taglialo, taglia. No, non dimmi. Aggiungo più avocado, tagliala, tagliala. Tagliala. Adesso aspetto il coltello. Ah, ok. Se mi vedo Matthew Kennedy tagliare l'avocado così mi toglie il diploma. Però stiamo lavorando un po', dai. In casa, in dai. In casa. Esatto. Quindi in avocado, famiglia. Al limone, no, vabbè. Beh, non ci vuole, però è meglio. Un pochettino di limone. Per cortesia, ma a Maria, vai a prendere un limone da loro? No, tanta, un limone, grazie. A qualcos'altro? Sarebbe il pepe, ma. E il pepe? Limone e pepe. Grazie, grazie Maria. Un allora, ha chiesto un sostituto più a chilometro zero dell'avocado. Hai ragione. Beh, intanto adesso li fanno anche in Sicilia. Sì, puoi farlo di pinoli e basilico e olio. È vero, è burrone. Adesso oggi è anche un caso che io ho fatto due ricette con l'avocado perché era un po' comodo per la logistica. Però puoi fare un pesto senza avocado, quindi olio, basilico, mandorle o pinoli. Per il budino faccio fatica a sostituirtelo, perché è quello che ti dà la cremosità, la cremosità del budino. Per lo spaghetto puoi usare anche le mandorle col basilico, oppure i pinoli col basilico. Sei di Bologna? Allora guarda, all'XM24 ogni giovedì, se sei di questa zona e comunque tu guardi Campi Aperti a Bologna, quindi è distribuito questo mercato a chilometro quasi zero, cioè nel senso che comunque c'è un ragazzo siciliano che ha dei prodotti assolutamente biologici, ma non perché sono certificati, perché non c'è la certificazione, e sono proprio biologici per questo, nel senso che sono realmente, poi li mangi, li senti e dici no, io compro gli avocadi da lui
gli avocado da lui, è vero che non ci sono durante l'anno, tutto l'anno, però quando ci sono ti garantisco che dopo dici, allora io non ho mai mangiato un avocado in vita mia, perché hanno un gusto, un sapore, sono un po' più piccoli di quelli che compri nei supermercati che vengono da lontano. Hanno una giusta maturazione, non vengono trasportati in freezer, e lui è un ragazzo, come ti ripeto, siciliano, e ha degli agrumi straordinari, dei limoni pazzeschi, quindi riscopre dei sapori. Uso, metto in freezer la scorza del limone quando riesco a comprare da lui e ci faccio dei dolci fantastici, quindi riutilizzo anche la scorza. Quindi campi aperti a Bologna sono distribuiti in tutta la zona di Bologna. Io abito qua vicino e vado di solito al giovedì qua al centro Katia Bertasi, quindi magari ecco, possiamo mangiare anche gli avocado, chiaramente, giustamente, cercando di fare attenzione, non tutto l'anno, per cui li abbiamo e sono buonissimi. Ma diciamo più sull'inverno, ecco, sul sì. Allora, hai bisogno anche di questo? Ce l'ho in mano? No, aspetta, no. Ah sì, vediamo com'è. Allora, ho aggiunto avocado, un po' di limone, scusate, che serve a evitare l'ossidazione dell'avocado, perché sapete l'avocado diventa un po' scuretto. Ho messo il basilico, un po' di sale, un po' di pepe e un goccino di acqua. Un cicinino per chi lo vuole di scalogno, sì. Cioè nel senso per chi lo vuole, nel senso a che chi piace, a chi piace, esatto. Comunque insomma saporisce, dai. Sì, diciamo io non ho niente contro aglio e cipolla, però di base tendo a non usarlo perché soprattutto alla pausa pranzo magari non è così... Quello lì, mettiamolo dentro. Questo già, sì, sì. Lo so, che è un peccato. Sì, sì. È un peccato. Mettilo intero. Intero. Ah, okay. C'è anche questo, guarda. Sì, sì, mettilo pure. Mettiamo un altro po' di scalognino? Cosa dici? No, no. Due scuole di pensiero, sì, no. Allora, chiaramente, come dicevo prima, si assaggia. Certo, esatto. Io aggiungerei un cicinino di sale. Di sale, un po' di basilico, mi piace. Mm. Una girata. Due caperini, no? Dopo. Ah. A me il pepe piace. Che bontà. Sì. Anche. No, le zucchine sono nella loro ciotola che aspettano senza problemi. Niente. Al momento aspettano. Guarda, c'è chi lo fa anche, ma per me è un lavoro inutile. Vengo benissimo così. La penso uguale. A me e a te fare questa cosa con... Ma perché andrà diffusa molto? Ma andrà un po' diffusa e... Dai, lasciamoli godere. Nelle critiche. Poi abbiamo lavorato con un pacciuco. Allora. Questo è il nostro pesto. Questo è il pomodorino secco che avevamo già tagliato in precedenza. Bastata, guarda, fai un po' meglio qui. Un po' di capperi. Come vuoi?
Mi piacciono più interi. Non hai capito cosa hai chiesto? Tagliuzzati o interi? Io li preferisco interi, però sono quelli piccoli di pantelleria, sto sale. Però puoi anche stagliuzzarli. Ah, molto buono, è un po' di scorzetta di limone anche. La mettiamo? Ci vorrebbe il grattugino. Poi con le mani fate questa bella operazione. Grazie. No, ma che bello. Come, però te ti diverti di più, vedi? Io devo solo... D'altra parte passano a volarsi. In modo che il sughetto, insomma, vada da tutte le parti. È l'alternativa allo spadellamento. Aspetta che metto un po' di scorzina così. Sì, sì. Sai cosa? Teniamo due con capperi. Ah, allora, i capperi non li ho messi, però. Sì. Esatto. Allora, siamo arrivati alla fine. È molto carino impiattarlo bene, adesso non abbiamo il piatto, mi spiace, insomma, si può fare di meglio. Però insomma, non ci lamentiamo, dai. Perché è molto bello l'impiattamento. Cosa è lungo? Dai un attimo il coltello. Uh-huh. Siccome la spiralizzatrice lo fa molto lungo, dopo diventa un po' complicato, normalmente si stagliuzza, cioè si dà qualche taglio in modo da non avere tipo tagliatella di 6 metri. Poi quando lo... La Marina mangia. Degusta. Cerco di riempire i tempi morti. Mi rendo utile. Giustamente. No, come dicevo prima, allora, chi è di Bologna e se ne ha voglia, si segni Campi Aperti per andare a fare una spesa a chilometro zero. C'è frutta e verdura buonissima, di stagione. Prendetevi del tempo, perché ci sono delle file lunghissime, quindi evidentemente mangiare sano incomincia a piacere sempre più persone. Come ripeto, chi abita in questa zona qua, al giovedì, al centro Catea Bertasi, che è in via, adesso mi sfugge, Fioravanti. Bravo. Bene, lo spaghetto è servito. Basterebbe... Vado a fare un giro per farlo vedere. Sì. Sarebbe molto bello, l'abbiamo in laboratorio, un po' di sesamo nero, un po'... Ah, aspetta, guarda, facciamo una cosa creativa. Vieni che gli mettiamo il parmigiano. Vieni qua, Marina. Scherzo, ovviamente. Siccome non abbiamo un po' di sesamo nero per decorare, normalmente noi mettiamo un po' di sesamo nero, un po' di altre, abbiamo messo un po' della creatività in cucina, un po' dell'avanzo della mandorla. Quando lo servite fate il rotolino, non fate il piattone. Vuole un po' di... Va bene, mentre Marina fa girare il piatto, io direi che abbiamo concluso, spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato quello che abbiamo fatto insieme e vi invito a sperimentare, perché intanto su internet veramente trovate tantissimo, tanti bei video. Se parlate inglese guardate i video in inglese, che sono la cucina raw, come si dice in americano, in inglese, è una cucina che si è sviluppata molto nei paesi anglosassoni. Quindi c'è molta materiale su YouTube o cartaceo in inglese. E, insomma, questa non è che una piccola parte, abbiamo fatto i latte, abbiamo fatto un dolce, abbiamo fatto lo spaghetto, però sono tutte cosine che già se volete fare una cenetta raw
Poi vi ho detto come si marinano le verdure, i formaggi se volete li abbiamo, già è imbastita una serata di degustazione crudista. Allora, scusatemi, mi faccio 5 secondi di pubblicità. Allora, il ristorante aprirà fra un mesetto circa in via Battibecco, si chiamerà sempre Botanica Lab, però cucina, perché oltre al crudismo faremo anche del cotto. Sempre il mio auspicio è di fare un cotto sano, che fa bene, e quindi insomma senza allontanarci dalla nostra filosofia che vuole unire all'etica anche il salutismo, il gusto e l'estetica. Siamo molto ambiziosi, speriamo di farcela. E in via Battibecco, che è vicino alla questura, vicino a Piazza Maggiore, e sarà ristorante, quindi posti a sedere, pranzo e cena, e il sabato vorremmo fare il brunch, quindi dalle 10, giorno orario continuato. Giorno di chiusura domenica. Però tutti la domenica, no? Cioè, una sommossa, domenica c'è da fare una passeggiata. C'è una sommossa generale, dai. Vabbè, adesso ragazzi, fatemi partire con sé. Poi vediamo. Allora, volevo dire che siamo andati a prendere delle forchettine perché loro mentre passavo dicevano ma siete sadiche. No, a parte che ultima spot pubblicitario, ovviamente lo facciamo. E infatti adesso vado ad aiutare le ragazze perché secondo me gli ho preso delle cose che gli servono. Lo facciamo, e quindi se volete venire a mangiarvi un piatto tutto per voi l'avete. E però io vi invito a fare, ecco, questi si possono comprare anche qua al Boetico, ce li ha, si può dire? Certo, sì. Ce li ha Claudia Grinis, che vende anche gli estrattori, e che altro? Buon lavoro e buon appetito!